cambio proprio con lo stesso Cassano che difende bene il pallone, salta due uomini, ancora Zebina a largo sulla destra per Mancini, proprio sul filo del fuorigioco Mancini, anzi va al cross, Zebina lato corto dell'area di rigore, si difende dall'attacco di un giocatore biancoceleste, poi termina a terra, azione di ostruzione secondo il direttore di gara Trefoloni di Favalli nei confronti di Zebina e calcio di punizione proprio quasi sulla linea del lato corto dell'area di rigore. Dunque si incaricherà della battuta Cassano, il quale potrà crossare in mezzo, ma attenzione perché adesso i saltatori in area di rigore per quanto riguarda l'attacco giallorosso ci sono, perché oltre a Samuel e Panucci c'è anche John Kerio, sul quale ovviamente si sta predisponendo una fitta marcatura. Stam ha lasciato Kerio e si sta occupando di Samuel, dunque Mancini, allenatore della Lazio, teme di più Samuel nei calci piazzati rispetto a Kerio, che viene controllato invece dall'altro giocatore. Gol di tacco di Mancini, Roma in vantaggio. Mancini, un gol straordinario con il tacco da parte del giocatore giallorosso, un gol spettacolare, davvero giù il cappello a questo gol straordinario. È lui, è Mancini, un gol straordinario. La deviazione è stata di Mancini, tra l'altro pallone a mezza altezza, pallone a mezza altezza, e Mancini con il tacco ha deviato il pallone in maniera formidabile, straordinaria, incrociando il tiro sul secondo palo, e la Roma al 35esimo minuto del secondo tempo, ovvero quando mancano 10 minuti alla conclusione, si porta in vantaggio 1-0 proprio nel momento in cui la Lazio stava cominciando a credere nella possibilità di mettere in pericolo il risultato di parità. Dunque Roma 1 Lazio 0, straordinario davvero, non perdetevelo in TV questa sera, domani quando vi pare, il gol di partita che sta diventando, è diventata vincente fra Roma e Lazio. La Roma conduce per 1-0, attenzione contropiede la squadra giallorossa, Mancini largo sulla sinistra, c'è Totti in mezzo, Mancini vede arrivare di gran carriera Emerson, controlla il pallone Emerson, tiro, gol, 2-0 per la Roma, partita chiusa, 2-0 per la Roma, Emerson raddoppia per la squadra giallorossa, Roma 2 Lazio 0, Emerson, un altro brasiliano al 40esimo minuto. Ascolterete l'esultanza dei 70.000 tifosi della Roma che a questo punto sono davvero in delirio, assaporano l'ennesimo derby, assaporano l'ennesimo derby, i laziali sono davvero ammutoliti. Roma 2 Lazio 0.